Proprio l'altro giorno, la scorsa settimana, è venuto in Piemonte un bravissimo scrittore spagnolo che si chiama Javier Cercas, che ha vinto il secondo premio del Salone del Libro. Voi direte, bravi merli, ci sono già più di 1.000 premi, cosa vi è venuto in mente di farne un altro? Beh, questo qui modestamente ha delle altre ambizioni, perché noi designiamo una terna e poi la facciamo votare dai visitatori del salone modestamente con un sistema molto avanzato, perché c'è una colonnina elettronica, uno accosta il biglietto e registra il voto che vuole. E poi il vincitore però non è che arriva, come sempre succede nei premi, arriva, dice che è molto contento, poi di solito i premi si fanno in località amene, molto gradevoli, quindi sono anche molto piacevoli, ma insomma la cerimonia anche di solito un po' noiosa. Il scrittore arriva, prende l'assegno, dice che è molto contento e torna a casa. Noi invece obblighiamo il vincitore, con le buone, anche con le cattive se è il caso, a stare in Piemonte almeno una settimana e a parlare con i ragazzi, a parlare con voi, perché se no, voglio dire, che senso ha? Credo che se non si fa qualcosa per voi, se non si dialoga con voi, francamente, dialogare a me personalmente con i miei coetanei, con tutto il rispetto, non mi interessa tanto, perché intanto abbiamo le nostre idee, si sono incrostate, si sono fossilizzate, è difficile farcele cambiare. Molto più interessante parlare con voi. Ed è molto più interessante per questi scrittori. L'altro anno, per esempio, è venuto Amos Oz, il grande scrittore israeliano, che abbiamo fatto leggere un libretto piccolo che si chiama Contro il fanatismo, che è perfetto per questi tempi in cui il fanatismo impazza, no? In cui ci sono delle visioni del mondo in bianco e nero, in cui invece bisogna avere la pazienza di distinguere tutte le infinite sfumature che ci sono tra bianco e nero. Il mondo non è bianco e nero, il mondo è grigio. È un grigio colorato, ben inteso, ma capite cosa voglio dire? Voglio dire che a noi devono interessare le sfumature, cioè sa saper distinguere, no? Perché tra una gradazione e l'altra ci sono delle grandi differenze. E Amos Oz predicava proprio la necessità del dialogo. Parlando ovviamente della drammatica situazione degli israeliani e dei palestinesi, che sono dei separati in casa, dei separati male, e che devono arrivare a un giusto divorzio, certo un divorzio molto complicato, ma si arriva a un divorzio, solo un divorzio meno ingiusto possibile, perché ingiusto non potrà mai essere, proprio parlandosi, buttando dei ponti, facendo prove di dialogo, e questo la letteratura deve fare, deve cercare dei ponti sui quali passare. Quest'anno invece è venuto Cercas, che è uno spagnolo cinquantenne, che adesso vive a Barcellona, che ha scritto una storia molto bella, proprio perché lui che è nato nel 62, quindi voi sapete che la Spagna è stata dal 36 al 39 travagliata da una guerra civile di una ferocia inimmaginabile. I rossi e i neri si sono sterminati, è stata una cosa atroce, perché non c'è nulla di tanto atroce come le guerre civili, le guerre tra fratelli, le guerre tra familiari. Bene, lui che appunto, essendo nato nel 62, Franco poi mi pare è uscito di scena fortunatamente nel 75, quindi prima, inizialmente non lo riguardava, lo sentiva molto lontano queste storie dei suoi genitori, si è imbattuto in un episodio che lo ha fatto riflettere, e mi auguro anche a voi di inciampare in una storia che vi fa riflettere e magari vi fa venire voglia di scavare, di andare a cercare di capire che cosa è veramente successo, perché poi guardate, cambiano le location, cambiano le mode, cambiano i vestiti, cambiano le tecniche, ma i comportamenti umani
sono sempre gli stessi nei secoli, anzi uno si va a leggere i greci, c'è già tutto lì, quello che segue sono solo delle repliche con degli abiti diversi. Ebbene, la storia in cui si è battuto Cercas casualmente è questa: siamo nel 39, i repubblicani stanno ripiegando verso i Pirenei perché sono sconfitti, stanno per uscire di scena, hanno fatto prigionieri una cinquantina di franchisti, anche pezzi grossi, e decidono di fucilarli prima di uscire definitivamente dalla scena. Tra questi franchisti c'è un pezzo grosso della Falange. La Falange era un'organizzazione prima letteraria ma poi politica che ha molto fiancheggiato, un po' dei post-dannunziani, che ha molto fiancheggiato il franchismo, che ha combattuto con Franco, e in particolare c'è questo Rafael Sanchez Matas, che è uno addirittura dei fondatori della Falange. Bene, in questo cominciano le mitragliatrici, cominciano a sparare, questo si salva, scampa miracolosamente, le pallottole gli sforacchiano i vestiti, ma non lui. Vicino c'è un bosco, allora piove, si precipita in questo bosco, rotola giù, cade in un burrone, c'è fango, insomma, una situazione tragica. Naturalmente lo cercano, arriva un soldato repubblicano, lo trova in questa buca in cui si era infilato, si guardano negli occhi. Questo è molto importante, credo che se tu guardi negli occhi un nemico, ucciderlo diventa molto difficile. Si guardano negli occhi e quando gli altri soldati gli dicono c'è qualcuno lì, lui dice no, non c'è nessuno, e gira i tacchi e se ne va. Allora, anche in una guerra atroce come la guerra civile spagnola si possono dare degli episodi di umanità. Pare che ce ne siano stati molti nella guerra civile spagnola. Cercas addirittura ha scoperto che suo nonno aveva fatto una cosa simile a parti invertite. Suo nonno era un franchista, e un giorno la guerra è finita, si offre di riportare a casa un sindaco repubblicano della sua città che era stato fatto prigioniero dai franchisti, era stato con loro tutta la guerra, ma adesso tornava a casa. Una volta che sono sul camion, questi giovani soldati franchisti lo riconoscono e gli dicono: ah, tu sei il sindaco repubblicano, ah sì, bene, adesso c'era un ponte, bel merlo, ti buttiamo giù dal ponte. E il nonno di Cercas dice: no, abbiamo detto che lo riportavamo a casa e noi lo riportiamo a casa, che la storia finisce. Ecco, quindi come vedete, quando dico che bisogna riscrivere la propria storia, è qualcosa che ci riguarda, non sono episodi archeologici, è qualcosa che veramente interroga la nostra natura di uomini. E Cercas diceva appunto, incontrando ragazzi di noi, diceva una cosa molto giusta: in fondo il presente non esiste. Io ho appena detto la battuta precedente, questa battuta appartiene già al passato. Il futuro, che cos'è, che cosa sarà, chi ne sa qualche cosa? Profeti in grado di azzeccare il futuro in giro non se ne vedono, di solito non ci azzeccano. Ieri ho fatto anche una gaffe perché ero all'Università Cattolica a Milano, che è un'università di economia, e gli sono andato a dire che se c'è qualcuno che non ne azzecca mai una sono proprio gli economisti. Fatto finta di niente, l'hanno preso bene. Quello che sicuramente esiste è il passato, ma il passato va riscritto continuamente, va reinterpretato, perché è una gelatina abbastanza mobile. Lo stesso Primo Levi ci ha sempre ammonito, se vogliamo fare i conti con questo passato, a prendere
la nostra stessa memoria con doppie e triple pinze, doppie e triple molle, perché se ci fate caso la memoria non è fissa, la memoria non è che scatta dalle polaroid e le mette in un cassetto dalle quali le possiamo recuperare quando vogliamo. La memoria si comporta esattamente come uno scrittore o come un pittore, cioè racconta e ridipinge la scena iniziale in modi sempre diversi che si sovrappongono. Di solito cosa fa? Espunge, per fortuna dico io, tutte le cose cattive e sgradevoli che ci fanno soffrire, conserva quelle belle. Io stesso, tracciando, raccontando di questi personaggi che avete visto, che ho conosciuto, raccontando la mia esperienza in Einaudi, che non è stata, così idilliaca come la racconto io, ma non perché volessi ingannare i lettori o avessi un chissà quale mira strategica, semplicemente perché se voi mi diceste, beh, adesso parlaci delle cose drammatiche che succedevano, drammatiche, insomma, conflittuali, le tensioni, che succedevano in quella casa editrice, beh, io vi giuro che non me le ricordo più. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che, come faceva Levi, che era appunto un tecnico, uno scienziato, un chimico, quindi era uno che misurava sempre tutto e non potevi fregarlo, perché lui appunto aveva le sue fialette, i suoi bilancini, i suoi strumenti, misurava correttamente tutto. Dobbiamo anche fare continuamente i conti con la propria, con la nostra memoria, guardarla contro luce e capire se ci sta ingannando, se le cose sono andate propriamente così. Naturalmente questo è un lavoro interminabile, perché non si finisce mai, però è anche affascinante, come potete capire. Forse la scrittura è come l'analisi psicanalitica, è interminabile. Forse per questo ogni tanto mi viene la tentazione di riscrivere le cose che ho scritto, perché sicuramente le riscriverei in una maniera molto diversa. Se io dovessi riscrivere oggi, a distanza di più di un anno, questo romanzo salveriano, lo scriverei in maniera molto diversa, perché mi aiuterebbero anche le interpretazioni dei lettori, i quali sono, come dico sempre, non sono dei lettori, sono dei coautori. Questo libro, se non ci siete voi, sta qui sul tavolo ed è un pezzo di carta assolutamente inanimato che non è neanche buono per accendere il fuoco, perché come sapete i libri compattamente bruciano male, bisognerebbe strappare pagina per pagina, ma è troppo faticoso. Ci vuole l'interprete, ci vuole il coautore, che è il lettore che dà vita al libro reinventandolo, perché ogni lettura è una reinvenzione. Qualsiasi personaggio di questo, come di altri libri, è più vostro, è più dei lettori che dell'autore. Molto spesso l'autore ci butta lì qualche dettaglio, qualche particolare, ma siete voi che completate e complicate. Vedete l'utilità dei lapsus, completate e complicate i pochi elementi che vi vengono offerti e date finalmente vita a queste creature ancora, come dire, abbozzate.